di presentarvi il nostro segretario federale Matteo Salvini. Grazie. Non fate così, che se no quello di Firenze pensa che sia per lui. Quindi... No. Vi porto i saluti degli amici di Modena. Oggi pomeriggio ero a Modena, in una terra rossa, ma sempre meno rossa, dove giovedì sera qualche cretino ha lasciato un ordigno esplosivo davanti alla sede della Lega Nord, che per fortuna non è esploso, ma se fosse esploso sicuramente qualche danno e qualche ferito l'avrebbe fatto. Io mi chiedo, voi ne avete sentito parlare alla televisione, sui giornali, sulle radio, ma no, perché era più importante il Festival di Sanremo rispetto... Però è pericoloso. È brutto, è perché io ho anche le idee più lontane dalle mie, proprio le cose più assurde, più incredibili. Io le contesto con le idee, non le condivido ma le rispetto. Mai nella mente di una persona normale, di un bergamasco, di un padano, potrebbe saltare in testa di andare a picchiare qualcuno, addirittura di mettere una bomba fuori da una serie di partito se non la pensa come noi. E quindi vuol dire che diamo fastidio, come dire. Però è giusto essere a Modena a portare la solidarietà a queste persone. Daniele ha parlato di Bergamo e quindi mi auguro che non facciate l'errore che hanno fatto, che abbiamo fatto noi milanesi, a provare a cambiare con qualcuno che parlava dei deboli, dei bisognosi, poi a qualche milione di euro sul conto in banca. E questi inciuci destra-sinistra, certa destra, certa sinistra, mi fanno preoccupare. Io venendo qua mi sono letto, perché dico che dobbiamo essere preoccupati? Dobbiamo assolutamente essere preoccupati. I tre ministri più importanti di questo governo, che domani chiederanno la fiducia, e domani voi guarderete i telegiornali, che bello, il Senato ha votato la fiducia al governo Renzi, i tre ministri che controllano il portafoglio sono le seguenti tre persone: uno, ministro dell'economia, quindi quello che decide voi quante tasse pagherete. Cosa ha fatto nella vita sto ministro dell'economia? È stato consulente della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea, della Fondazione Italiana Europea di D'Alema e direttore del Fondo Monetario Internazionale per nome dell'Europa, e si è occupato, sapete fra gli altri di quale paese si è occupato per 5 anni questo signore? Della Grecia. Quindi con risultati assolutamente evidenti a chiunque sia da quelle parti. Quindi numero uno, quello che controlla il portafoglio è telecomandato da Berlino e da Bruxelles, e ha detto che l'euro non si tocca, perché l'euro va bene così com'è. Numero due, ministro del lavoro, è ancora oggi, perché non si è ancora dimesso, il presidente della Lega delle Cooperative Rosse Italiane. Quindi per capire questo dedicato agli artigiani, alla partita IVA, ai piccoli imprenditori della provincia di Bergamo, il vostro ministro è il presidente nazionale della Lega Coop, per capire la terza. L'ultima, perché quando si mettono d'accordo tutti le fanno bene, la ministra dello sviluppo economico, Guidi, Federica Guidi, che lunedì sera era a cena ad Arcore, quindi questa lunedì sera è a cena ad Arcore a Berlusconi, e il sabato diventa ministro del governo Renzi con delega anche alle telecomunicazioni. Quindi andate voi a valutare quanto farà opposizione Berlusconi a un governo dove la ministra che controlla le televisioni era a cena a casa sua lunedì sera. Però qual è il particolare più preoccupante? Che questa ministra, che ha sul tavolo 160 crisi aziendali, di cui molte in Lombardia, e la Electrolux, e la Franco Tosi, quante aziende metalmeccaniche anche della provincia di Bergamo
quante aziende sono in difficoltà perché vogliono chiudere e aprire altrove, hanno in questa ministra l'unica salvezza e scialuppa di salvataggio. Uno va a vedere l'azienda di famiglia di questa ministra Guidi, che si chiama Ducati Energia, è sorella di quella che fa le moto. Bene, voi sapete dove ha aperto gli ultimi 6 stabilimenti la Ducati Energia della ministra Guidi? Romania, Croazia, Argentina e India. In Italia ha chiuso tutto tranne uno stabilimento. Quindi la ministra dello sviluppo economico, che teoricamente dovrebbe dire alla multinazionale Electrolux, no, tu non chiudi in Lombardia per andare in Polonia, è quella che in casa sua, nella sua azienda di famiglia, ha chiuso qua per aprire in Romania, in Croazia, in Argentina e in India. Questi sono i 3 ministri: economia, tifoso dell'euro, lavoro, presidente delle cooperative rosse, sviluppo economico è quella che va in Argentina e in India perché gli operai costano di meno. C'è da iniziare a preoccuparsi, c'è da iniziare a far la guerra, perché questi signori con un governo carnevalesco del genere ci hanno dichiarato guerra, non hanno più pudore a prenderci in giro, perché un governo del genere è una presa per il culo. Fa parte di un disegno complessivo che vede i giornali e i telegiornali complici di questa schifezza. Neanche Goebbels, neanche il Ministero della Cultura e della Propaganda di Mussolini è riuscito a dipingerci un quadretto idilliaco di Renzi che sorride, va in giro con la Smart, va a messa con i bambini, cammina sulle acque, guarisce gli infermi, prende il treno da solo. E tutte... Io stasera... Venendo qua ho registrato un pezzo di Matrix, quando tornate a casa non guardatelo, perché ero al telefono, mi chiamano, contributo il segretario della Lega, va bene, chiamo la registrata, vengo da stasera tardi, non so che ora, ma guardate un documentario. E sapete che cosa mi hanno chiesto? Mi ha fatto parlare appunto del ministro teleguidato da Berlino, di quella che ha aperto le aziende in Romania, di quello della Lega Coop. No, mi fanno la domanda sulla ministra incinta, perché nel governo dove sono giovani, è pieno di donne, sono tutti simpatici, abbronzati e intelligenti, c'è una ministra incinta di 6 mesi. Nel curriculum, io sono andato a cercare su internet, la cosa più importante è che è stata la fidanzata del figlio di Napolitano. Questo però non è che necessariamente ti debba portare a fare la ministra. Però io, che cosa ho detto da leghista, da persona più o meno normale, non so se sia solo un mio dubbio o sia anche vostro, ma se io devo fare un governo dove devo fare le robe in fretta subito, una riforma ogni 15 giorni, mi metto al governo una incinta di 7 mesi. Se il buon Dio rispetta i tempi, fra 2 mesi la signorina è in ospedale, ci rimane per un po' e augurandole tutto il bene possibile, per un po' fa la mamma, visto che dovrebbe teoricamente allattare. Vi pare normale in un governo che ha fretta perché l'Italia è al collasso scegliere la figlia di papà? Io ho detto che secondo me è stata una scelta come quella della Chieng, quella là la scelta perché era nera, questa qua la scelta perché ci dà, ma non è la donna incinta che ha il problema del supermercato, del pannolino, del latte in polvere, anche perché da ministra la maternità gliela pagate voi, cioè c'era bisogno, sì, perché questi si basano solo sulla sostanza dell'immagine, sulla forma. Il governo bello, avete visto le foto? Vi hanno raccontato quello che ci siamo detti in questi 5 minuti sui giornali, quella che delocalizza, quello della banca centrale? No. Che cosa sapete del governo Renzi? Che ci sono tanti giovani e ci sono anche 2 o 3 gnocche. Sì, va bene, un governo... Io do il futuro mio e di mio figlio a un governo che cosa vuole fare? Io sono preoccupato, come Lega combatteremo, assolutamente, perché c'è in ballo un disegno per azzerare quella che è l'economia e l'impresa del Nord, perché chi era il nostro principale concorrente fino a qualche anno fa? Non la Cina, non l'India, non la Francia.
Francia, non gli Stati Uniti, uno era il concorrente che noi mettevamo sotto come imprese lombarde, come imprese del nord, come imprese italiane. Uno era il concorrente che non era riuscito a massacrarci, la Germania. In 12 anni di pura euro ci hanno massacrato, sta cercando di fare deserto di tutta quella che è impresa, artigianato, agricoltura, commercio, con la loro fottutissima moneta unica. Pensate che dal sito bastaeuro.org in meno di 2 giorni hanno già scaricato in 60.000 le 30 pagine del libricino per capire, perché siamo contro un regime. Non vogliono che la gente ragioni e capisca, perché quando andiamo in televisione a dire fuori dall'euro lo stipendio riparte, ci guardano come scemi. Ma il ragionamento l'ho capito io, che capisco poco di economia. Qual è il rischio se usciamo dall'euro insieme ai francesi, agli austriaci? Qual è il rischio se abbiamo una moneta nostra legata al nostro, alla nostra economia? Che varrà un po' meno rispetto all'euro tedesco. Facciamo che valga il 20% in meno, il 30% in meno. Quindi, se io esco e ho una moneta che vale il 30% in meno rispetto all'euro, al marco tedesco, cosa succede? Che mi costa di più comprare un prodotto tedesco, mentre al tedesco conviene comprare il prodotto italiano. Quindi, invece di comprare la macchina tedesca, compro la macchina italiana. Invece di comprare il frigorifero danese, comprerò il frigorifero italiano. Invece di comprare lo yogurt della Bulgaria, comprerò lo yogurt italiano. Invece di comprare le scarpe degli Stati Uniti, comprerò le scarpe fatte a Palazzago. Risultato finale, posti di lavoro in più. Se io compro qualcosa che è prodotto a Bergamo, do lavoro a qualcuno che lavora a Bergamo. Perché se ho una moneta così penalizzante, per cui quanti di voi hanno fatto le vacanze all'estero, se la BMW compra la costa come la Fiat, cosa comprate? La BMW o la Fiat? Se andare in vacanza a Napoli costa come andare in vacanza in Grecia, col casino che c'è a Napoli, con tutto rispetto, dove andate? Se invece l'Italia torna a essere competitiva, concorrenziale, appetibile, funziona al contrario, vengono qua a comprare. Noi compriamo prodotti nostri e salviamo qualche posto di lavoro, perché se io compro il frigorifero polacco, do lavoro all'operaio polacco, non occorre uno scienziato. Sembra così banale, però a questi, siccome hanno le banche che li finanziano, anche i canali televisivi, perché le televisioni ne parlano poco? Prova a fare caso alle pubblicità che ci sono durante il Ballarò, durante i Porta a Porta, durante i Matrix. È chiaro che se la metà delle pubblicità che hai tu sulla Rai o sul canale 5 sono delle BMW, delle Mercedes o delle Volkswagen, questa è gente che ti paga la pubblicità. Cosa fai? Sparargli dietro? Stai zitto? Ti accorgi, se sei onesto intellettualmente, che l'Italia sta andando a fondo e il nord in primis, e vai avanti fino alla fine. Noi ce ne siamo accorti. Noi non siamo consumatori.